Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio oggi presentare Assutori, che è una linea del tempo molto interessante e di ultima generazione. Questa applicazione permette di costruire realtà aumentata nello sviluppo di un progetto educativo. Questo è il sito Sutori, vi collegate al sito da www.sutori.com e dovete registrarvi. Io naturalmente sono già registrata, ma prima di passare alla presentazione di Sutori volevo dirvi che cosa servono le linee del tempo quando vogliamo trattare in classe di realtà aumentata. Le linee del tempo in realtà aumentata sono AR perché possono aggiungere allo scorrimento temporale contenuti multimediali, immagini, testi, video, quesiti e idee. Forniscono poi una visione d'insieme su un argomento o un evento e ne descrivono lo sviluppo. Si basano su cronologie sono diverse quindi dalle mappe, hanno grande effetto comunicativo immediato, possono essere collaborative, sono inclusive, implicano progettazione, sono efficaci se realizzate con applicazioni, pongono questioni, scelgono e ricercano argomenti pertinenti ad un tema, favoriscono la creatività. La loro utilità. Per creare itinerari, per definire gli step di un'attività, per produrre cronologia di eventi, per proporre passaggi utili allo svolgimento di un'attività, per realizzare portfolios, per dare l'idea di storie e produrre storytelling, per implementare procedure. Quando usare le linee del tempo nella progettazione EAS, episodi di apprendimento situati o FLIP, sia nella fase preparatoria, il docente potrebbe proporre una timeline incompleta su di un argomento agli studenti e chiedere di completarla nel lavoro in classe o in homework. Nella fase operatoria, gli studenti lavorando in gruppo creano una timeline su un tema anche inserito nel contesto di sviluppo della loro attività produttiva. Nella fase ristrutturativa, gli studenti creano un portfolio del loro operare con una linea del tempo che raccoglie gli step intrapresi e i loro prodotti ed esperienze. Dunque, sono dentro l'applicazione Sutori e vado in Go My Stories dopo essermi registrata e loggata. Posso vedere le mie storie, quelle che sono state poi condivise con me. Posso aggiungere, invitare gli studenti a lavorare alla timeline che faccio con Sutori o dare il loro contributo. Posso, come vi dicevo, invitarli importandoli da Google Classroom Clever. E possono loro registrarsi alla pagina di sutori.com signup mettendo il codice che io darò loro di questa timeline. Ok, vado ora in Stories, Create Stories, mi chiede che cosa voglio fare, sceglierò una blank story, ok, posso ora che sono qui editare
l'interfaccia, quindi mettere una foto tra quelle che mi sono fornite di default oppure uploadare una mia immagine. Ok, vedete che l'ho uploadata, faccio save, ok, inserisco un titolo, esempio la mia esperienza nei mondi virtuali. Inserisco un heading, posso navigando, adesso questo è un testo di prova, quindi posso aggiungere degli elementi. Come vedete nell'edizione free che sto aggiornando come tutorial oggi, è presente soltanto la possibilità di inserire del testo e delle immagini. Quindi inserisco del testo prova, inserisco un'immagine, ad esempio. Upload image, posso mettere il link dell'immagine oppure metterla dal mio computer, ne aggiungo una dal mio computer, ok, e così procedo passo per passo a costruire una storia, una timeline che può essere ca caratterizzata da momenti della giornata o momenti o fasi di sviluppo del proprio percorso formativo o da scandita da date con contenuto. Ok. Ora in present mi dà la presentazione della mia timeline. Ok, ho inserito pochi elementi. Posso condividere la mia timeline e invitare altri a collaborare alla storia mettendo il loro riferimento. Quindi con invite posso quindi condividerla in Classroom per posta e posso su Facebook, Twitter e Pinterest. Quindi ora il mio lavoro è a secret e lo lascio secret. Posso copiare il link e dire che chi ha questo link può vedere soltanto oppure può editare. Ok, facciamo che can edit. Quindi chi avrà questo link potrà poi intervenire sulla timeline con il suo contributo. Posso embeddare. E quindi, ma per embeddare devo renderla pubblica, devo rendere pubblica questa timeline. Posso esportare questa storia timeline come PDF, copiare la storia oppure
cancellare questa storia che ho iniziato. Questo è tutto, l'essenziale. Sono molto dispiaciuta che alcune funzionalità che erano presenti precedentemente non ci siano più, ma credo che comunque sia utilissima per provocare gli studenti o costruire un portfolio personale attraverso questa struttura di linea del tempo. Buonasera.